Ho aperto gli occhi. E poi ci addormento. Ci addormento. Bene, sono Franco Arcovito e sono oggi, come avrete già intuito, con Monsignor Gio Tavilla. Monsignor Gio Tavilla in questo momento è alla chiesa di Santa Caterina a Messina e tra un po' ci sarà una messa. Quindi scambiamo quattro chiacchiere per il mio programma a 360 gradi. Monsignor Gio Tavilla, quando è arrivato qui a Messina? Io ho trascorso la maggior parte del mio ministero sacerdotale qui a Messina. Sono messinese, ho compiuto 25 anni di sacerdozio quest'anno e di questi 25, 13 li ho trascorsi nella curia diocesana a servizio della diocesi. Ho avuto la gioia di essere accanto all'arcivescovo Monsignor Marra per l'intero tempo del suo mandato a Messina, con mansioni diverse. Sono stato suo cerimoniere e negli ultimi 3 anni suo segretario. Questo mi ha permesso di condividere con lui sentimenti, il suo zelo, la passione per la Chiesa diocesana e il suo servizio instancabile. Sono stato per altri 3 anni segretario del nuovo arcivescovo, Monsignor Lapiana, e un quarto anno, quindi con lui, con Monsignor Lapiana, segretario e cerimoniere, e un quarto anno cerimoniere, ma parroco, perché l'arcivescovo ha voluto affidarmi le parrocchie del comune di Furci e lì ho esercitato il ministero di parroco per 6 anni. Nel settembre del 2015 lo stesso arcivescovo Lapiana mi chiama e mi chiede di servire e guidare questa comunità di Santa Caterina. Un ulteriore segno inaspettato, ma come dico sempre, con l'apertura del cuore e la fiducia che mi hanno sollecitato a dire sì nel lasciare Messina e recarmi a Furci con la stessa sollecitudine. Ecco, ho lasciato quella realtà alla quale ero molto molto affezionato, poi anche l'esperienza della prima parrocchia dove ovviamente si esprime e si manifesta sempre quel tuffarsi ogni giorno nella quotidianità e nella vita di quel popolo. E sono così venuto a Messina, quindi sono qui da 4 anni. Io l'ho incontrata quando ci siamo fatti gli auguri con l'Unione Cattolica Stampa Italiana qualche giorno fa e in quel contesto si è parlato molto rapidamente del presepe. Siccome ho appreso da poco che appunto il presepe è stato ideato, diciamo così, da San Francesco d'Assisi, vorrei che lei mi dicesse qualcosa in merito, cioè come sia nato appunto e soprattutto quale sia il significato per le famiglie del presepe in Sì, Italia. posso dire che il primo sentimento è che il presepe appartiene alla nostra tradizione, alla tradizione cristiana. Ma c'è un elemento che secondo me non deve essere trascurato, ed è il contesto familiare all'interno del quale si realizza il presepe, vivendo anche un momento non solo di viva fraternità, ma di profonda fede con gli stessi componenti la famiglia. Mi piace rimandare a questa lettera apostolica molto bella che Papa Francesco ha consegnato alla Chiesa proprio all'inizio del tempo di Avvento, il 1 dicembre, domenica 1 dicembre di questo anno 2019. Admirabile signum. Sono le due parole con cui il documento ha il suo incipit e dunque danno il nome a questa lettera apostolica sul significato e il valore del presepe. E mi permetto di consigliarne la lettura, che è molto agevole,
con quello stile che è proprio di Papa Papa Francesco, Francesco, sì. estremamente lineare, Molto chiaro. incisivo e molto chiaro, però ecco, la sensazione che subito ho colto nell'accostarmi alla lettura di questo documento è il tono confidenziale con cui il Santo Padre parla. È un Da pater tono familias. da pater familias, è vero. È un tono molto confidenziale, anche perché non solo vede la famiglia inserita in questa atmosfera natalizia, ma vede il presepe inserito dentro il contesto della famiglia. E una sollecitazione molto bella è quando poi il Papa passa in rassegna i segni e i personaggi che caratterizzano il presepe, tanto da dare una bellissima interpretazione di ogni segno e aiutare noi, che possiamo essere i costruttori, i realizzatori di quel presepe, o possiamo essere solo coloro i quali contemplano quel presepe, sentirci parte integrante di questa scena. Una delle affermazioni che Papa Francesco usa in merito al valore e al significato del presepe è questo. San Francesco, al numero 3 di questa sua lettera apostolica, dice il Santo Padre, San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. È un modo per riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità. Il presepe nasce proprio con Francesco d'Assisi, è il 1223. Papa Francesco attinge dalle fonti francescane la narrazione del racconto dell'origine del presepe. Tornava da Roma, aveva ricevuto da Papa Onorio III l'approvazione della regola per la sua, Francescana. ecco, della regola francescana della sua famiglia religiosa e quindi tornava verso Assisi. Sosta a Greggio e certamente i luoghi richiamano alla sua memoria scene già viste, vissute in Terra Santa e anche probabilmente scene che, come la stessa lettera apostolica ci racconta, viste probabilmente in Santa Maria Maggiore nella raffigurazione della Natività. E allora lui, giungendo a Greggio, esprime questo desiderio, chiama una persona che era del luogo di nome Giovanni, al quale dice: ho questo desiderio, voglio realizzare. Poi la parola presepe nasce dalla mangiatoia dove è ubicata, è presente il Signore, è posto il bambinello Gesù, e a un certo punto dice proprio questo: vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Ovviamente non c'erano le statuine, il presepe nasce in quel contesto. Gli stessi personaggi, le stesse persone del luogo diventano protagonisti, interpreti di questa scena, cornice a questa scena, anzi, protagonisti di questa scena. Il 25 dicembre, continua il racconto del Santo Padre, giungono tante persone, tanti fedeli con fiori, torce accese. E il momento clou è rappresentato dalla presenza del sacerdote che celebra l'Eucaristia proprio sulla mangiatoia, ad esprimere in una maniera molto chiara lo stretto legame tra l'Eucaristia, pane di vita, e colui che è il pane di vita. E questo diventa anche per noi il modo per comprendere come nella semplicità. Qui il Papa ha delle intuizioni belle, parla di presepe che può essere utilizzato, può essere realizzato anche con materiale di riciclo, quindi contro la logica, del perdere ogni cosa, del non saper valorizzare il materiale che abbiamo. Parla del presepe come strumento di evangelizzazione, parla di presepe come racconto della fede, parla di presepe come opportunità di incontro con gli altri e da poter realizzare non solo
in chiesa, nelle nostre famiglie, ma anche nei nostri luoghi di lavoro, a scuola, nei luoghi dove esercitiamo le nostre responsabilità professionali, perché è un segno semplice ma efficace della presenza del Dio con noi. E di una fratellanza universale. Senta, a proposito della regola, ci sono due regole dei francescani o no? La regola francescana si fonda sul Vangelo. C'era un'espressione molto forte che Francesco d'Assisi usava: il Vangelo sine glossa, senza alcuna spiegazione. Se quella parola del Vangelo afferma una determinata situazione, io la accolgo e la vivo così come il Vangelo mi chiede. Ovviamente è una forma austera. E altre, diciamo più che altre regole, adattamenti alla regola francescana, sono seguiti nel tempo, anche perché dalla originaria realtà dei francescani, di Francesco d'Assisi, dei minori, poi sappiamo che subentrarono altre realtà sempre francescane. Ci sono i frati cappuccini, ci sono i frati conventuali sempre francescani, ci sono i frati del terzo ordine regolare, c'è il secondo ordine di San Francesco, che è costituito dalle clarisse e dunque le monache, certo, di clausura consacrate, e il terzo ordine, che invece è quello legato alla famiglia laicale, per cui i laici che si consacrano al Signore seguendo l'ideale di Francesco d'Assisi. Va bene, Monsignor Davilla, io adesso mi fermerei qua, vorrei soltanto che lei facesse un saluto non solo all'Unione Cattolica Stampa Italiana, che so che la segue e lei segue in maniera particolare, sì, ma a tutti noi, un saluto nel periodo natalizio. Sì. Sono contento perché attraverso anche questo nostro conversare, i sentimenti che stiamo condividendo possiamo dire che avranno un'ampia portata da 360 gradi. La ringrazio. E insieme a questo sono contento che i nostri amici uxini possano anche essere raggiunti. Come consulente ecclesiastico è per me una bella occasione nel poter rivolgere una parola di affetto, di fraternità e di amicizia a questi nostri amici e fratelli con i quali condividiamo l'impegno della comunicazione. E poi l'augurio più bello credo che nasca dalla semplicità che Dio, suscitando stupore nel nostro cuore, infonde nell'animo di ognuno di noi. Dio che si spoglia di quelle prerogative divine e sceglie di amarci in una maniera così unica e straordinaria, tanto da essere uomo come noi, eccetto che nel peccato. Mi piace dire sempre che è la logica degli innamorati. Io amo una persona e vorrei essere sempre più somigliante a quella persona. Dio ci ama in una maniera talmente grande da scegliere di essere uno di noi. E nello stesso tempo questa tenerezza e questo stupore ci aiutano anche a comprendere che non possiamo mai bastare a noi stessi. Nella fragilità di un bambino c'è sempre il bisogno della persona adulta e noi abbiamo bisogno di chi il Signore mette accanto a noi. Quindi il Natale sia anche esperienza di incontro, di accoglienza, di fraternità. E l'ultima cosa è questo: noi affermiamo che Dio è il bambino Gesù, è l'Emmanuele, il Dio con noi. E allora concludo con questa affermazione di Papa Francesco: poter dire il nostro grazie a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli. E questo sia anche il mio augurio. Grazie, Monsignor Davilla. Grazie. Dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta. Divino, io ti vedo qui a tremare,
O Dio beato, mai quanto ti costò l'avermi amato, mai quanto ti costò l'avermi amato. Ci rivediamo la prossima volta a 360 gradi, naturalmente.